Amicone belle e amiconi belli, questo è per voi. Allora, molti di voi mi hanno chiesto di fare il patè di olive e oggi vado a proporvi questo patè di olive. Queste olive sono quelle che ho fatto a novembre e troverete il video qui sopra. Vabbè, ora non so se alla destra o alla sinistra, qui spunterà il link. Allora, come fare le olive in salamoia? Troverete il link qui sopra. E oggi vado a fare questo patè di olive che è molto facile, molto semplice e lo potete realizzare in qualsiasi momento, no? Vi viene un ospite all'improvviso, cioè che devo fare l'antipasto? Facciamo l'antipasto e facciamo un patè di olive. E poi potete fare anche degli spaghetti, potete fare delle tartine con la pasta sfoglia. Vabbè, non devo dirlo io quello che dovete fare, va bene? Intanto vi faccio vedere come vado a realizzare il patè di olive. Queste sono olive nere che ovviamente dentro l'acqua in salamoia sono diventate viola, ma vanno bene lo stesso. Se voi non avete le olive in salamoia li potete comprare, e se li comprate comprateli già snocciolati, perché adesso queste qui li devo snocciolare e quindi poi li andrò a frullare. E gli ingredienti sono, per questo patè di olive, delle acciughine, del filetto, qualche filetto di acciughina se vi piace, se vi piace l'acciughina. Qui c'è un po' di filetto di sarde, di acciughina. Comprate sotto olio e mettete un filetto di acciughina. Se non vi piace l'acciughina potete mettere, io metterò tutte e due, metterò dei capperi, ok? Questi capperi sono, non sono sotto sale, ma sono sempre in salamoia, che li compro, li potete comprare, li potete trovare ovunque. Sono i capperi in salamoia, acqua e aceto e sale, vabbè, e quelli salati poi li devo mettere sotto nell'acqua, devi lavare, devi tirare fuori il sale, devi... Questi qui sono già pronti, li prendo, li strizzo e li usiamo. Uno spicchio d'aglio, se vi piace piccante un peperoncino e delle foglie di prezzemolo, ovviamente dell'olio, ma io l'olio cercherò di non metterlo quando lo frullo, ma lo metterò quando lo vado a mettere nel vasetto già lavato e sterilizzato, va bene? Metterò un po' di olio se lo devo conservare, se invece mi serve subito lo metto nella mia ciotolina e vado a fare le tartine. Se invece lo voglio conservare per 2-3 settimane in frigo, deve esserci l'olio sopra, ma io l'olio lo metto in tutto il vaso, ungio l'olio, poi vi faccio vedere, metterò il patè qua dentro, dentro il patè gli vado a mettere l'olio, deve essere coperto di olio, va bene? Sennò vi fa la muffa. E allora, detto questo, andiamo col procedimento. Come potete vedere la bottiglia ancora è, non l'ho aperta, è dura perché dentro si è formato il gas natural. Quindi andrò ad aprirla piano piano perché fa... Dopodiché taglierò la bottiglia e metterò in una bulle le olive con tutta l'acqua. Così prendo quelli che mi servono, quelli che non mi servono poi li metterò in un vaso con tutta l'acqua e li metterò in frigo e stanno benissimo, va bene? Andiamo col procedimento! No, ok. Allora, vado ad aprire piano piano. Ecco che ha fatto il suo. Sta. Ecco qui. Un'altra cosa. Se a voi è entrata dell'aria dentro, no? Perché capita che a volte il tappo non si chiude bene. E ovviamente, se avete notato, le olive erano a galla e l'acqua era giù. Adesso l'acqua sta salendo. Però vi faccio vedere che l'acqua. Le olive, quindi si forma una platina, no? Come se fosse una muffa, non vi preoccupate, poi aprite, tagliate, perché aria non ce n'è, perché ha fatto la muffa, cioè ha fatto la platina perché c'era l'aria dentro, quindi aprite direttamente, ecco così, ormai ho aperto, vedete? Tagliate la bottiglia, togliete questa platina perché sotto le olive sono buone, ok, sto ancora friggendo. Sta friggendo, guardate qua la bottiglia che frigge, tra l'aspetto di spuma, vedete? Ok, mi è arrivato a questo punto, vado a tagliare e state attenti quando tagliate, vabbè? Io vi vado a tagliare il collo della bottiglia, tutto in diretta registrato, ecco. E me le vado a svuotare dentro la bulla, qua dentro, così.
Il profumo è meraviglioso. E dite, vado a fare l'assaggino in diretta registrata. Spettacolare! Fateli e fatemi sapere. Ok, arrivato a questo punto, io ad occhio, non c'è una misura, non c'è un peso, quello che a voi vi serve. Se voi andate a comprare le olive già snocciolate, potete farle anche due etti, va bene? Un etto, due etti, quello che voi, dipende le persone che siete, ok? E allora mi vado a snocciolare le olive, ecco qua, sac, tiro fuori l'oliva, tiro fuori l'ossicino, il noccio, ecco qui, e me la vado a mettere dentro un mix, ecco qua, così, ad occhio, quelli che prendo, va bene? Ok, guardate qui che olivetta, i noccioli che sono qua. Ecco qui, caramelle con le belle, ho fatto prima sbucciarle col coltello che con lo snocciolamento con la macchinetta lì, insomma, con questo qui, devo mettere un'oliva, devo chiudere, devo tirare l'osso, lo nocciolo quando esce, quando non esce lo devo tirare, quindi ho fatto prima a fare con il coltellino, caramelle con le belle, e allora, mi è arrivato a questo punto, mie care amicone belle, metto qui questo mix e andiamo a mettere tutti gli altri ingredienti. Bene, allora vado a mettere, facoltativo, è facoltativo, se vi piace il peperoncino è facoltativo, se vi piace, solo se vi piace, care amicone belle. A me piace e glielo metto. Qualche fogliolina di semolo, così. Qualche fogliolina di semolo. Uno spicchio d'aglio. Sì e no, saranno 15 capperi. E un filino di acciuga, solo se vi piace, se non vi piace l'acciughina potete anche non metterla, è facoltativo. Allora io cerco di frullarla senza olio perché le olive sono già oliose, ok, sono già piene d'olio, però se me lo richiede glielo metto un pochino, ok, e allora andiamo a chiudere questo qua, via. Ci siamo, siamo con la bella, ci siamo. Mi è arrivato a questo punto, vi faccio vedere il patè da vicino vicino. Ecco qua, il patè è pronto. Come potete notare non ho messo olio. Ecco qui, il patè di olive. Ok? E allora, mi è arrivato a questo punto il profumino, voi non lo sentite, amico una bella. E allora, cara amicone, ecco che qui interviene l'olio. Vi ho detto che io olio qui dentro non ne ho messo, perché l'oliva è già di per sé, c'è già il suo olio naturale. Quindi metto l'olio dentro il vasetto, così,
e vi faccio vedere una cosa. Ecco, lo scuotete tutto, vedete? Io ondo tutto il vasetto di olio. Ecco qua. Io arrivato a questo punto prendo e mi vado a riempire il vasetto. Così. Ecco qua. Se vi avanza, se lo fate in più, potete conservarlo così dentro il vasetto in frigo, l'ho detto, per quelle 2-3 settimane. Ecco. E arrivato a questo punto vado a riempire di olio. Così. Eccolo. E voilà! Il vaso è pronto. Puliamo. Il di più, perché il di più è del malvagio. Ecco qui. Eccola lì. Mi è arrivato a questo punto. Me lo vado a chiudere. Eccola. Non ha bisogno di fare il sottovuoto, perché lo andrete a mettere nel frigo, lo consumerete in queste 2-3 settimane. Ma che una bella! Ecco qui il primo vasetto. Il primo vasetto. Ecco qua. Vado a mettere il patè dentro. E con questo potete andare a fare le tartine. Potete fare quello che volete. Anche una bella spaghettata col pesto o col patè di oliva. Voilà, il patè è pronto. Bene, cara amicone, mettiamo di lato il patè, prendiamo il vaso e se vogliamo fare un regalo a qualche amico, una bella, potete prendere un tovagliolo. Ecco, ve lo rifaccio. Scusate. E allora, prendete un tovagliolo e lo piegate a metà e poi ancora a metà. E andiamo a regalare il patè. Si vede, amicone bella, si vede? Sì. E allora, arrivato a questo punto, io ho tagliato del pane, delle fette di pane. Voi potete fare qualsiasi cosa, eh? Potete fare delle bruschette, quello che volete. E andiamo a mettere il pane, il patè nel pane. Anche per fare una bella merenda ai vostri bambini, va bene, una volta anche noi da piccoli, altro che merendine, pane e olive ci mangiavamo e siamo cresciuti benissimo. Ecco qua, potete fare persino un bellissimo antipasto dell'ultimo minuto. Il nostro patè di olive è pronto. Se vi fa piacere, io non ho messo olio qua dentro, però se voi vi fa piacere potete mettere un filino d'olio, così appena appena. Eccolo lì, e il gioco è fatto. E andiamo a fare l'assaggino. Ma una bella, ho iniziato col fischietto e finisco col fischietto. Ecco qui, che amicone belle, patè di olive da mettere in frigo per 2-3 settimane. Mi raccomando, quando lo usate e aggiungete sempre l'olio, l'olio non deve mai mancare sopra. Come avete visto, io undo qui dentro anche il vaso, così è tutto pieno d'olio e non c'è rischio di fare la muffa. E allora, mia bella, è arrivato il momento dell'assaggino, vero? Sì, va bene, è arrivato il momento dell'assaggino. E allora, io prima di fare l'assaggino, prendi
Eccola lì, dietro le quinte stanno aspettando come i corvi. E allora, cara amica belle, prima di fare l'assaggino io vi ringrazio, come una volta, come sempre, come ogni volta, vi ringrazio per aver guardato questo video sino alla fine, grazie per il like, come volete, sempre grazie, perché non a tutti può piacere, eh? Cioè che piace, che non piace, cambia canale, che ci posso fare. E allora, a volte purtroppo c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. E io non so a chi ho contentare, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Io sono così. Io faccio i miei video e quindi, amica una bella, spero che se sono arrivata a 36.000 e bla bla e 500, quasi 600, un motivo ci sarà. E allora, se dà fastidio a qualcuno che fischietto, o ti dà quell'orecchio o cambia canale. Se qualcuno magari dice che parlo troppo, o cambio canale, o mi sopportato, vabbè. Chi mi ama, mi segua. Questo è un motto che mi ha scritto la mia amicona bella, Rita Pelli. Ciao Rita. E allora, mia amicona bella, prima di fare l'assaggino voglio salutare, che ci tengono, vogliono che li saluti, a Ferdinando. Ha scritto che è un pensionato, alla fine qui ci siamo, auguri Ferdinando. Questo Ferdinando mi scrive dalla Sri Lanka. Io ho detto, ma dov'è la Sri Lanka? Dov'è? Sono andata a vedere su Google, è sotto l'India. Sono arrivata sotto l'India, amica la bella. Quindi grazie Ferdinando. Ferdinando mi dice che è un pensionato che si è aperto un bar e che sta avendo successo. Guardando i miei video lui produce, non so, tipo le brioche col tuffo, non lo so, fa tante cose. Ferdinando dice che sta avendo un successone. Auguri Ferdinando. Poi c'è Rossana Pontecorvo, mi ha scritto nella ricetta del pane, mi ha detto salutami Rossana, amica una bella, eccoti qui. E poi c'è Edoardo, Edoardo da Taranto, che lui mi ha scritto nella marmellata di peperoncino dicendomi saluta gli amiconi belli. E Ferdinando, lo dico sempre, amicone bello, amiconi belli. Quindi Ferdinando, amicone bello, ti saluto. Poi c'è Johnny mi scrive da Ontario, Canada, pure in Canada sono arrivati. Johnny mi dice, mi scrive che lui e sua mamma si guardano i miei video dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine. E allora Johnny, Ferdinando, tutti quelli che siete, un bacio a te Johnny e alla tua mamma Giuseppina, che guarda a casa si chiama come mia mamma, quindi bel nome la Giuseppina, Ho lasciato ad ultima a Noberto, uno sempre che dice Noberto, invece no, è Noberto, che mi scrive dal Guatemala, Argentina. Allora, sono arrivata pure in Argentina, amicone belle. E l'ho lasciata per ultimo perché dice di salutare suo figlio. È indovinato un po', suo figlio si chiama Geronimo. Ciao Geronimo! E ho salutato a tutti. E con questo saluto pure a tutti voi, tutti quelli che mi state guardando. E allora, amicone belle, mi è arrivato il momento dell'assaggino. Via il cappellino pure, vai! E allora, amicone belle, se vi è piaciuto questo video, condividetelo. Se non sei iscritto ancora al mio canale, iscriviti al mio canale e attiva la campanella che ti arriverà la notifica del prossimo video. E allora, detto questo, saluto a tutti. Erminia, che fine hai fatto? Cara amica una bella. Mamma mia, quanto è buono! Amicone mia, fatelo! Con pochi ingredienti avrete un antipastino da leccarsi il baffo. Amicone, ogni volta, quanto è buono, quanto è buono! Sapete che vi dico? Fallo tu e mi fai sapere se ti è piaciuto. Allora, io arrivo a questo punto. Come dico sempre, alla prossima!
video. Ricetta. Mmm.